Un incrocio alle falde del Gargano. Siamo all'inizio dell'estate e quello che si scatena sotto gli occhi di una telecamera di sorveglianza è un vero e proprio massacro che lascia nell'automezzo due cadaveri completamente sfigurati. Immagini crude, violente, ma purtroppo vere. Io ritengo che sia giusto finalmente prendere coscienza che oltre Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra c'è la criminalità organizzata foggiana che deve assurgere al titolo di quarta mafia per poterla vincere più facilmente. Sono più di 20 anni che tra Foggia e il Gargano si spara come nel Far West. Tre clan di stampo mafioso si contendono il controllo della seconda provincia più estesa d'Italia. Non solo uccidendosi tra loro, ma coinvolgendo anche vittime innocenti. Come nell'agguato del 9 agosto, dove oltre al boss e al suo guardiaspalle, sono state uccise due persone per bene. Il problema fondamentale è che questa è una criminalità organizzata di cui si conosce molto poco. Se una cosa non viene conosciuta, non si può neanche cominciare a batterla seriamente. Perché questo? Perché non è nota? È una criminalità che si sa gestire, sono clan ben strutturati, privi di quella fascinazione cinematografica, diciamo così, che poi porta una criminalità organizzata a diventare famosa e importante. Mentre politica e stampa nazionale erano assai distratte, tra la primavera e l'estate si è scatenata attorno a Foggia una vera e propria guerra, un crescendo criminale da fare invidia a Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. C'è voluta la morte di due innocenti per tornare a vedere da queste parti una forte presenza dello Stato. Cosa sta succedendo? Perché tutto questo sangue? Ci sono dei tentativi di unificare i gruppi criminali, eliminando determinati ostacoli, risolvendo anche vecchie questioni, vecchie faide, vecchi contrasti, proprio al fine di unificare i gruppi criminali e di controllare attraverso un vertice unico tutte le attività illecite criminali. La capitale della mafia del Gargano è considerata Monte Sant'Angelo. Due anni fa il comune è stato sciolto, ma tra il santuario di San Michele e il quartiere dello Iunno passeggiano ogni anno così tanti turisti da far apparire il paese molto lontano dagli stereotipi mafiosi. Eppure sul Gargano quasi tutto viene deciso e regolato quassù, dalle vendette al traffico di droga, dal racket delle estorsioni alla lupara bianca. Speranza? No, non c'è stata dal primo giorno. Dal primo giorno non c'è stata. E quello che è successo non è giusto. Ci hanno distrutto. Cioè non hanno distrutto solo Francesco. Hanno distrutto l'intera famiglia. Giuseppe Armiento aveva 29 anni quando è scomparso 14 mesi fa. A condannarlo a morte gesti o parole fuori posto con mafiosi di rango che a mattinata sul Gargano possono anche costare la vita. Per il nostro territorio è sconcertante perché in un arco temporale molto breve ogni anno si può dire per una popolazione di neanche 7.000 abitanti c'è un morto all'anno. Quando dice chiedo giustizia, che cosa intende? Che facciano bene le indagini, perché ci deve essere per forza un filo conduttore. Cioè qui non stiamo in una metropoli. È il diritto di una mamma di sapere, di rivendicare, di conoscere la verità. E di questo stiano certi tutti, noi non abbandoneremo mai nessun campo e nessuna scena. Sansevero è un altro dei vertici del triangolo criminale foggiano. Tra traffico di droga ed estorsioni, con atteggiamenti di una ferocia inaudita, la società mafiosa cerca di tenere sotto scacco un'intera città. Questo è sì, questo qui che è si sta avvicinando. Il balordo che stava facendo il secondo tentativo, perché il primo era andato a vuoto. Non si è reso conto che si stava comunque incendiando anche lui, perché da quello che ho potuto vedere era uno un poco esperto. L'architetto Clemente è un costruttore molto attivo in provincia di Foggia. Col suo lavoro pesta i piedi a chi fa impresa col denaro sporco, ma soprattutto parla e denuncia. A Sansevero, in tutta la capitanata, la situazione era invivibile perché c'era un attentato quotidianamente. Non c'era un'indagine che portasse alla cattura del malvivente, per cui penso che la società si era fatta quasi l'idea che il crimine paga.
Tuttavia, in provincia di Foggia, il mondo dell'impresa continua a fare calcoli di convenienza, scelte di campo ambigue che per anni hanno rafforzato la mafia. Tutta questa area grigia, questa zona grigia, a mio parere si schiera con chi dà delle risposte credibili. Probabilmente in certi periodi storici le risposte credibili le ha date più la criminalità, più una certa criminalità che lo Stato. Quando lo Stato dà delle risposte credibili, la collaborazione c'è. Il promontorio del Gargano è un territorio immenso, vasto 1200 km quadrati, e la foresta umbra è uno dei boschi più belli d'Italia. Ma come l'Aspromonte in Calabria, è difficile da controllare e diventa protezione per latitanti e affari sporchi. Come l'ultimo carico di marijuana, intercettato dalla finanza due settimane fa. È un sequestro record, il più cospicuo degli ultimi anni. Parliamo di 4 tonnellate di marijuana in una stessa imbarcazione. Sono ormai anni che, seguendo le rotte di quello che una volta era il contrabbando di sigarette, la mafia della provincia di Foggia si serve dell'impervia costa del Gargano per trafficare in droga, guadagnando una montagna di quattrini. Comprare ha comportato sicuramente svariati milioni di euro, quindi sicuramente si tratta di un consorzio fra più organizzazioni. Ci aggiriamo intorno ai 200 milioni di euro. Questa perdita del carico e dell'imbarcazione può destabilizzare l'organizzazione che gestisce questo traffico. Proprio perché i contrasti e gli sgarri sono tuttora il pane quotidiano della mafia del Gargano, è essenziale per lo Stato riprendersi il controllo del territorio. In maniera meno tradizionale e un po' più sofisticata. Il posto di blocco può essere anche un simbolo della presenza dello Stato, però. No, serve qualcos'altro, serve l'analisi. A Vieste possono proprio dire, ve l'avevamo detto che la mafia del Gargano era pericolosa. Per gli albergatori di questa meta internazionale del turismo, che sfiora ogni anno i 2 milioni di presenze, tutto è iniziato nel 2008, quando la mafia ha spedito i primi avvisi. Gasolio, benzina nella piscina, danni alle macchine dei miei clienti anche, sì. Insomma. 9 anni fa, tra il 2008 e il 2009, c'è stata tutta una serie di atti intimidatori verso operatori economici di Vieste. Le scelte erano due: o si accettava e quindi si cedeva la propria attività imprenditoriale, la propria dignità a delle persone, a dei malavitosi, oppure si decideva di reagire. A dicembre del 2009, su impulso della Federazione Antiracket, è nata l'Associazione di Vieste. Ma la magistratura alle volte è sorda e solo in secondo grado gli albergatori sono riusciti ad ottenere condanne più severe. Vieste sta reagendo, quindi noi vorremmo assolutamente che questo venisse evidenziato. Non ci deve essere paura, assolutamente no. Presidio del territorio fino a un certo punto. Quello che poi deve partire, ed è quello forse la pecca che c'è stata negli anni passati, è l'attività investigativa. Cioè l'attività investigativa deve portare ai processi. L'impegno della parte più sana della popolazione del Gargano c'è, ma chi si intende di lotta alla mafia sa che per estirpare questo cancro la strada sarà ancora lunga e tortuosa. Ci vorranno anni per ripristinare una forte presenza dello Stato, con riduzione ovviamente drastica dei fenomeni criminali. A noi personalmente non ci devono porre limiti alla nostra libertà, sì. Punto. Questo è un vincolo, è un dogma preciso. Io sono un uomo libero e devo essere libero.